Sono venuto a Crotone perché era una promessa fatta 2 anni fa e le promesse le mantengo sempre. È una società che ha lavorato in modo serio in questi anni e non lo dico io, ma lo dimostrano i fatti. Sono queste le prime parole del presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi, che ha fatto visita questa mattina al quartier generale del Football Club Crotone in via Ercole Scalfaro. Intanto ho colmato una lacuna, sono arrivato dopo 2 anni di presidenza e questo è un po' per me è un colmare una lacuna perché sarei dovuto arrivare molto prima, se non altro per i rapporti che ci sono fraterni con Salvatore Gualtieri che è vicepresidente di Lega e poi la famiglia Vrenna con la quale ci legano conversazioni, ci hanno legato fino ad oggi conversazioni telefoniche affettuose e oggi comunque. Per me è un piacere perché sono convinto che Crotone sia una realtà che ha lavorato molto bene in questi anni e non lo dico io, lo certifica il dato sportivo. Ad accogliere l'arrivo del numero 1 della Lega di B, il presidente Raffaele Vrenna, insieme all'amministratore delegato Gianni Vrenna, il vicepresidente rossoblu, nonché vice di Abodi Salvatore Gualtieri, il dirigente Raffaele Marino e tutto lo staff del sodalizio pitagorico. Raggiante e orgoglioso della visita ricevuta il presidente Vrenna. Innanzitutto io volevo ringraziare Andrea Bodi che è venuto a farci visita e quindi dopo 2 anni di richieste per farlo arrivare, finalmente è arrivato a Crotone. Sulla gestione di questa Lega, per fare i complimenti al Presidente, perché col suo avvento in Lega, io sono da 20 anni nel calcio, sono stato anche in consiglio di Lega fra A e B, nella scissione della Serie B pensavamo un po' tutti che la Serie B poteva morire da un momento all'altro, quindi potevamo diventare più o meno come l'altra categoria che è la Serie C. Non mi vuole niente il presidente della Lega di Serie C, però con Andrea Bodi questa situazione io penso che stiamo avendo una grossa vetrina d'immagine, un grosso marketing, una grossa organizzazione, questo è un merito del presidente, del Consiglio e su questo sono molto felice. Si tratta della prima visita istituzionale a Crotone per un presidente di Lega, a dimostrazione che dopo tanti anni di anonimato, finalmente e giustamente, la società rossoblu, grazie all'operato del gruppo Vrenna, ha acquisito sempre più valore nell'economia del calcio nazionale. Che è riuscita a sopravvivere nonostante le difficoltà comunque che esistono in questo paese anche dal punto di vista della capacità di investimento e qui c'è tutto il senso del sacrificio e dell'impegno di una famiglia, di un gruppo di amici, poi credo, nel mantenere in piedi un progetto sportivo che è molto di più di un semplice progetto calcistico, è un progetto di socialità, è un progetto di testimonianza del valore di questo territorio. Dopo la separazione consensuale dalla Lega A, i più scettici davano per spacciata la Serie B, invece, grazie all'operato di Abodi, la cadetteria ha ripreso colore e soprattutto passione. Ma io credo che in tutte le situazioni assistite, di assistenzialismo, se si esce e si ha la capacità di cogliere l'occasione, l'opportunità, si dimostra ciò che si è. E quindi questa separazione ci ha fatto uscire da una condizione per certi versi comoda, ma assistita, e ci ha messo nella condizione, anche per stato di necessità, di dimostrare tutto il valore di una categoria. Dopodiché questa categoria sta emergendo perché le 22 società partecipano, sono parte integrante del progetto, la Lega non è un soggetto estraneo, è la risultante delle volontà, delle capacità delle società. Noi cerchiamo soltanto di interpretarle al meglio, delle necessità anche e soprattutto quelle perché la Lega è una struttura di servizio, non è un ufficio, è qualcosa che va incontro alle esigenze della società. E quello che stiamo riuscendo a fare tutti assieme, non c'è qui un uomo da solo che comandi le operazioni, qua c'è una squadra e poi c'è un contesto associativo molto coeso che si rispetta al suo interno, che sa dialogare usando i toni, i modi giusti, la sensibilità giusta, cioè sembra una situazione ideale, sembra una situazione non italiana per certi versi, anche guardando quello che succede in altri contesti sopra e sotto di noi. Un gradito aiuto per le società verrebbe certamente da stadi nuovi e confortevoli. Proprio nei giorni scorsi, infatti, è stato presentato il progetto Bifutura per cercare di risolvere l'annosa problematica dell'impiantistica. Sì, vogliamo dare un contributo, tra l'altro quando si parla di infrastrutture qui abbiamo due criticità. La prima è che si tratta di progetti che hanno bisogno di tempo e noi invece abbiamo bisogno di velocizzare i tempi. E due, che questo è il paese nel quale ti spiegano sempre perché le cose non si possono fare e noi invece vogliamo trovare tutte le buone ragioni per realizzare.
A questo punto la Lega, come sempre, come dicevo prima, si è posta l'obiettivo di non lasciare da sole le società nel rapporto anche con le problematiche appunto amministrative, del rapporto con il territorio, che è un rapporto sempre difficile perché non sempre gli amministratori locali percepiscono il valore straordinario che una società di calcio, soprattutto al nostro livello, come a livello superiore, può determinare in termini di promozione del territorio. A suggellare questo importante rapporto tra la Lega di B e il Football Club Crotone, il 28 novembre i riflettori del calcio internazionale si accenderanno su Lezio Scida, che ospiterà la B Italia e per la prima volta si svolgerà una gara internazionale a Crotone. La partita del 28 novembre è una partita importante perché la facciamo con. È importante dal punto di vista sportivo perché è la partita di ritorno. Noi siamo andati in Russia in un viaggio da Tregenda, arrivando di notte, ripartendo la notte dopo, giocando con meno 5 ad Astrakhan, un luogo anche suggestivo, e abbiamo vinto 2-1. Quindi i russi torneranno qua e vorranno vincere a questo punto loro. Abbiamo bisogno del pubblico, abbiamo bisogno di tanta gente. Quindi sarà un appuntamento dedicato. A parte quelli che purtroppo lavoreranno, per fortuna per loro, a livello commerciale, sarà un appuntamento per i giovani, per le scuole. Ci aspettiamo tantissimi ragazzi e tantissima passione. Ci saranno le maglie azzurre che non saranno quelle della nazionale, ma comunque di B Italia, che pur sempre rappresenta un viatico dei nostri giovani verso le maglie azzurre, quelle della federazione. Abbiamo scelto Crotone perché il campo è un campo a questo punto di qualità. Perché c'era una promessa e le promesse si mantengono, perché almeno arrivando dopo 2 anni vogliamo concentrare in poco tempo, vogliamo sanare in poco tempo tutte Due anni persi, le 2 anni persi di. No, no, pur essendo vicini, pur avendo un rapporto di amicizia e di simpatia e di stima con la famiglia Vrenna e con Salvatore Quartieri, che non a caso è vicepresidente di Lega, no, è vicepresidente di Lega perché si è preso il consenso degli altri colleghi presidenti, perché non è che si viene perché non è che si venga nominati, si viene votati, e quando si viene votati vuol dire che uno ha le capacità di costruire un consenso, anche se adesso fra 1 mese e mezzo poi dovremmo rifare le elezioni a partire da quella del presidente, quindi chissà quello che succederà, però almeno lasciamo le cose in ordine. E per questo dico, ci teniamo moltissimo e speriamo che i mezzi di informazione come il vostro promuovano questa partita quanto e più delle partite del Crotone, perché avrà un valore anche simbolico, avremo comunque copertura televisiva in Italia e in Russia e quindi anche qui sarà un'altra occasione per promuovere Crotone e il suo territorio. Gli fa eco il presidente Vrenna. Per quanto riguarda il 28 novembre abbiamo questa data. Ringrazio ancora Andrea per averci dato questa possibilità di avere finalmente una squadra che indossa la maglia azzurra contro la Russia. Spero che faremo l'impossibile per fare bella figura e riempire lo stadio in modo che ci sarà una vera e propria festa del calcio.